amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faremo vedere il mio quaderno di scienze di prima insieme al lupetto azzurro. Che bello, Lavi! Questa è una bellissima scheda. Qui, tutta qui, bella colorata. Sì, qui c'è la cornicetta. Con uno scoiattolino che sta vicino ai suoi alberelli. Sì. Mi presento, sono Lavinia. Questa sei tu? Sì, poi qui abbiamo iniziato a fare il corpo umano. Qui c'è la pancia, qui la caviglia, qui il gomito. Tutte le parti del corpo umano. Sì, la maestra ci ha dato una scheda con due bambini. Sì. Poi noi li abbiamo ritagliati, tutte le parti del corpo, e poi le abbiamo incollati nel posto giusto. La testa era staccata dal collo e le braccia erano staccate. Avete ricomposto tutto quanto il corpo umano seguendo queste indicazioni. Sì. Poi qui c'è la filastrocca, tocca, tocca. Poi qui filastrocca vecchia, tocca la schiena, tocca l'orecchio, tocca il pollice e il mignolino, tocca le spalle, tocca il piedino. Qua c'è un H di troppo. Ah, qua iniziamo gli organi di senso. Sì. La vista con due occhioni grandissimi. Sì, per vedere io uso gli occhi. Gli occhi sono l'organo di senso della vista. Con gli occhi io vedo i colori. Tutti i colori. Con gli occhi io vedo le forme. Distingo le forme perché qui abbiamo sempre la stessa forma, cioè un quadrato con colori diversi. Invece qui abbiamo tutti i colori diversi con forme diverse. Sì. E tutte le cose che possiamo vedere, oggetti piccoli. Ah, qui vedi che dice con gli occhi distingo le dimensioni degli oggetti. Abbiamo un albero piccolo e un albero grande. Senza gli occhi non saremmo in grado di distinguerlo. Quindi con è la vista che ci fa distinguere le dimensioni. Con gli occhi guardo. Il mio libro è di forma rettangolare, di colore blu e di grandezza grande. Grande. E qui c'è la braccia della maestra. Era un po' fluorescente, quindi io l'ho colorata di colori diversi, un po' blu. E qui la pallina è di forma sferica, no cerchio, sferica. Perché il cerchio è il disegno, invece la sfera è proprio un oggetto di dimensione, ha un suo volume, ha una sì, sua così, grandezza così. Ok, perfetto, brava Lavi. Poi l'udito, l'udito. Per sentire io uso le orecchie. Hai fatto il disegnino delle orecchie. Poi, le orecchie sono l'organo di senso dell'udito. Con le orecchie ascolto i suoni e ci sono tutti degli esempi. Vediamo un po' quali sono questi esempi. Suono della chitarra, suono della tromba, suono del canto di un uccellino, suono del cuore, suono di una sirena. Qual è il suono del cuore? Questo qua, tum 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 tum. Invece il suono dell'uccellino è questo. Mi fate disegnini per ogni suono che avete. Questa è la chitarra e questa è la sirena. Questa è dell'ambulanza e quella è la bella. Andiamo avanti. Poi qui con le orecchie ascolto anche i rumori. Sì. Sia i suoni che i rumori. Ah, secondo te qual è la differenza tra un suono e un rumore? Perché il rumore fa tipo il rumore della scarpa, così. Invece i suoni sono gradevoli. Canzoni sono gradevoli. Più piacevoli. Benissimo. Segnato il rumore della moto, dell'aereo, di un motore acceso, della lavatrice, di un bicchiere che si rompe, che è questo, e qui ha fatto tutti i disegnini. Benissimo. Con le orecchie ascolto le voci, voce di mia mamma, voce di Gemma che è una mia amichetta, voce di papà, voce di nonno. La voce di nonno pure. Ho fatto questa perché lui è all'orto. All'orto? Che ci hai messo? Che è una carota? Cos'è? Tipo una corda, è una corda che lui usa per prendere. Ah, è un attrezzo. E poi per la campagna. Qui, olfatto. Il naso, per annusare, io uso il naso. Il naso è l'organo di senso dell'olfatto. Olfatto, con la L. Mi sei sbagliato un'altra volta. Con il naso posso annusare i profumi.
Cosa hai scritto qua? Ma che hai scritto, Lavi? Ma profumi. Vabbè, era ancora piccolina l'anno scorso, in prima, e sbagliato. Scriviamo quali profumi. Profumi. Va bene. Ora. Annusiamo più spesso il profumo di mio papà, il profumo della mia mamma, il profumo del cane dopo lavato. Io non ho un cane, però abbiamo fatto un turno e turno. I nostri amichetti hanno detto le cose che sentono più spesso. Io ho detto il profumo della mia casa. Ok. E avete segnato un po' tutti i profumi che venivano detti. Il profumo della carne arrosto, il profumo dei dolci appena sfornati. E qui il cane appena lavato, questa è la carne arrosto, questo è il dolce appena sfornato, questo è il forno. Benissimo. Invece questa è la pasta al sugo. Bene. Gusto olfatto. Ok. Dolce salato. Che belle queste patatine di McDonald's, le fatte proprio questo benissimo. Dolce è questo. Il dolce è un muffin, che cos'è? È un muffin, molto buono. Invece inizia la seconda. Ah, abbiamo finito quindi. Sì. Mancava ancora il tatto. Non avete fatto in tempo, forse perché eravate in lockdown. Sì. Eravamo tutti in lockdown. Vabbè, lo faremo in seconda. Lo farete in seconda. Lavinia, allora, salutiamo tutti quanti. Sì, ciao! Ci vediamo ai prossimi video. Sì. Speriamo che vi sia piaciuto questo video sul programma di scienze della classe prima primaria. Sì. Va bene, ciao a tutti! Ciao!